fa? Tra poco saranno... Se li portano a casa i tre che vedrete in streaming adesso. E soprattutto, loro due, gli unici due che in questo torneo sono riusciti a togliere Game a M4E, tra poco... Adesso? Cioè, no. In questo preciso momento? No, tra poco uno dei due tornerà contro M4E. Sì, vero. Vediamoli. Lo stage... Chissà come la prenderà M4E. Stizza. Un po' ce l'avrei. Un po' ce l'avrei. Ok. Vediamo, vediamo. Allora, forze sicuramente, diciamo, in momentum abbastanza acceso. Tra poco sistemiamo la grafica, tranquilli ragazzi. Tra poco la grafica verrà sistemata. Dicevo, momentum abbastanza acceso dopo il match di prima, che però potrebbe ritorcergli contro nel senso di stanchezza, lì dove ovviamente Luigi è decisamente più fresco. E no, comunque il momentum è iniziato a bomba, si è visto subito una combo su Pitra, però è finito immediatamente, anche perché è arrivata una combo da 150% come momentum come da parte di Luigi. Di stock da parte di Pyra, sì. Senza sorpresa alcuna. Ok. 84. Mamma! Dire back and forth. Pyra ancora. E no, non può tornare. No. Dire che questo game è stato back and forth per ora è un understatement non da poco. Sì, volato uno stock, volato l'altro. Comunque Stadium come primo game, avevo notato, non l'avevo notato ancora. Con il tema del campione di Sole e Luna, bellissimo e perfettamente fitting con questa cosa. Forse prima ha mancato lo Z-catch e gli è costato, poteva costargli tanto perché ne è uscita un air dodge direzionale molto rischiosa. Comunque riesce a prendere col laser, le percentuali sono pari. Pyra è, forse è un po' in anticipo, sta arrivando questa Pyra, infatti ritorna a Mitra, forse più per un discorso di stage che di altro, e deve trovare assolutamente qualche dannetto. Già a 79 tornerà Pyra, esatto. E qui cerchi il down air con tutto te stesso, perché vuoi down air up air, down air up smash, vuoi cercare la stock ovviamente. Anche su un peso massimo come Rob può arrivare. Si costruisce il danno. Ah, tornato giù a razzo con giusto. Stiamo calmi, prova ancora una volta. E bravo che punisce il regrab del ledge. Bravissimo forse. Da un air che va a scolpire scudo, ritorna su Mitra, forse per una questione psicologica, vincere qualche altro neutral e qualche altro punto percentuale. Carica al massimo il neutral B e con i suoi 159 punti percentuali c'è subito comunque il pareggio da parte di Forze. Avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, sto impazzendo. No, no, e no. Si è chiuso con un SD. Sì, sì. A zero, come piace tanto dire a voi romani. A zero. A quanto? A zero. Fra, non così. Così anticlimatico. Wow. 1-0 quindi per Forze, che riconferma il momentum. Wow. Una volta che parte il treno di Rob non lo si ferma più. Se parte anche il treno di Forze, potrebbe essere la fine nostra. O almeno non nostra, ma di Wage, assolutamente. Le pick restano sempre quelle, come ci si può aspettare, direi. Non penso che vedremo altro. Nel senso. No. Allora, a meno di un tristock di roba, i danni di Pyra, di Pyra e Mitra. Chi prima però Wage, chi altro gioco? È Inkling. Però ripeto, come dicevamo prima con Amarillo, penso sia fin troppo lontano nel tempo. No, infatti. Peraltro. Comunque, il gap iniziale è già stato chiuso. Siamo. Beh, è anche bello che è superato, oserei dire. Ah sì. Però vedi che le percentuali non parlano mai abbastanza, perché adesso. No, la situazione è abbastanza descritta. Siamo in una situazione completamente neutrale, anzi forse fino a poco fa era in favore di Rob, infatti vedi che è approcciato proprio per... Volevo dire a Pyra, comunque non arriva, trova un down smash, la percentuale di Luigi è veramente alta, ma guardate come gestisce bene il neutral. 105 su Rob, ha provato a leggere il salto che non è arrivato, colpo prolungato, arriva il down air che porta a 120 Rob e lo mette in una brutta posizione off stage.
E ecco, trova il Downair ancora una volta. È vantaggio. Avrà preso la mega punta dell'hitbox. Sì. L'ha grattato. E guarda come palleggia bene. Ok, pressione okay. Sul scudo con side B. Buona. La trottola bloccata dal side B. Interessante. Non solo ha bloccato, ma anche esteso no, l'hitbox. È stata una bella interazione. Non avrebbe bella colpito interazione. Rob, ne sono abbastanza sicuro. Vediamo, approccia l'avversario di Nair, parte il fair di nuovo, 70% su Rob. Da un Nair a pair con questa rage? Non ne sono sicuro, però... L'ha provata e c'è riuscito, a B per il doppio vantaggio. Il gap è grosso, non servo io a dirlo, i numeri si vedono e stavolta parlano da soli. Ok, adesso sono curioso di vedere se riusci a Pyra. Ok. Ok. E almeno non è un tristock. Arriva comunque l'accorciamento di distanze da parte di forze russe che trova Dash Attack Fair. Il Nair ancora. Buonissima la pressione. Guarda, corner di forze. Però ci ha provato. Vediamo, questa volta la trottola gli si ritorce contro perché. Luigi l'aveva presa insomma parecchio tempo prima. Ecco lì. Bella combo che porta Rob a 56%. Sì. La solita cinquantina di danni. Ma sai che a Rob bastano veramente due o tre colpi? Sì, sì. E si porta anche il percent. È possibile. Guarda! Guarda! Ok. No, il side B blocca side B tutto. Per fortuna. Buono l'utilizzo del back air. Colpisce col sore spot. Bella quel left tilt giusto prima di essere preso dalla spada che gira. Ok. Allora, però resta che c'è uno stock intero di svantaggio, me l'ero dimenticato. Down throw a pair ha diciamo ritardato di molto il mashing Luigi, però non abbastanza da non prendere colpi, forse da evitare di essere ammazzato da quegli stessi colpi. Down throw a pair, questa volta prova il mashing selvaggio e non ripaga perché abbiamo il pareggio di stock per forze. Certo, è vero, non sono even. Però non si sa mai. Fermo perché Rob è Kazuya Mishima prima di Kazuya Mishima, ricordiamocelo. Allora, è ritornato a Mitra. Lì intanto bellissimo perché in quello scambio di aerials stavano anche passando il troppo. Da un smash che però non prende stock. Troppo poco il knockback su queste mosse di Mitra che... Ok, passa a Pyra. Ok, vuole chiudere questo stock e più in fretta possibile. Vediamo. Attenzione, fair. C'è il side B, teccato da parte di forze russe che ritorna okay. E si prende l'up smash 1-1. Che meraviglia. E forze stava per riportarla indietro. Questo è assurdo. Forze stava per riportarla indietro. Questi giocatori non hanno senso, ragazzi. Allora, sono passati dalla tarantella. Voi non la vedete, no, ma non è a parte la tarantella. La cosa bellissima da vedere è Cenciu con la bandiera della Roma che grida forze, forze, forze. È semplice, Roma-Milano, dai. Sì, però fa ridere lo stesso. Cioè, nel senso, sono scene che vi devo raccontare. Poi io ripeto, le vedrete nei vari vlog. Si spera nel vlog che Lo ci monterà entro pochissimo tempo. È già fortissimo il nostro Loci. Bravo grandissimo Loci. Grandissimo il padre, ma grandissimi anche i nostri giocatori che adesso hanno scelto Battlefield. È sempre Rob. A te piace Battlefield adesso, Rob su Battlefield. No, ma è spettacolare. Cioè, davvero, io vedo solo pro nel mettere Battlefield Rob. E sinceramente mi chiedo quali possono essere gli stage bannati se Battlefield viene lasciata. Non lo so. Vabbè, story. Bellissimo. Mamma che roba. Vediamo comunque. Solo 28 punti di nanometro presi per Rob. Dall'altra parte abbiamo una Mitra che è Dead Girl Walking. Sì, sì. Allora, Aia. Aptro dovrebbe già prendere la stock per Rob. Luigi ha notato che forse ha sta brutta abitudine di teccare on place, soprattutto sulle piattaforme. Sì. Certo, può essere rischioso. Sono quelle cose perché rischi una posizione pesante. Eh beh, certo. A pair, vantaggio. Aia! E subito il vantaggio torna in un pareggio. Bellissimo questo game.
Lo sto dicendo di tutta la top 8. Sì, lo sto dicendo. C'è una buona ragione. Attenzione, intanto, bella combo da parte di Mitra. Buono il recupero on stage da parte di Forze. Bello il perfect shield però anche da parte di Luigi, che porta a casa la posizione di vantaggio. Con il back throw left hit non entra, ma c'è di nuovo la presa e poi il dash attack! La prende così! Che mossa criminale. Nota per chiudere gli stock a Dan. Quello avrebbe chiuso lo stock. Sì, avrebbe chiuso sì. lo stock. Una vera sfida tra DLC. Uno è vero, l'altro pure. Vediamo comunque. Buono laser. Down throw. Va di up tilt, giustamente. E poi ancora pair. Non è abbastanza perché manca rage. O qualche punto percentuale, insomma, dipende dai punti di vista. Continua. Guarda la piattaforma alta, up throw. Dovrebbe essere abbastanza. No. Non abbastanza. 130 ancora. Su Belandi. Mitra, che non è pesantissima poi. No, assolutamente. Belandi. Non me l'aspettavo, ti dico la verità. No. Cioè, capisco che il... E qui non provi nemmeno di nuovo up throw, perché lo sa, up smash! Non vuole morire. Non è una dead girl working finché non lo decide lei. È giusto. Fa bene. E sembra sempre più difficile che Forze riesca a chiudere il gap come ha fatto al game scorso. Up air. Qui la DI poteva giocare un brutto scherzo a Forze, che rientra. E qua ancora una volta... No! Che air dodge! Qua devi provarlo l'up throw. Sì. Ok. Perché hai rage, hai 180 punti percentuali. Quella era una taunt. Forza ha bisogno di boostarsi il morale. Ci mancherebbe. Giusto, giusto. E c'è il pubblico che gli dà man forte, ovviamente. F-tilt. Ha provato questo. No, è vivo. È pesantissimo. Prova l'approccio di Appeire perché sa che se si mette al bordo c'è la trottolina a dar fastidio. Buono il laser, rimanda anche indietro il gyro, quindi ha un modo di rientrare che però viene bloccato dall'aerial di Pyra per il 2-1 di Weiji. Di Weiji. Ok. Doppio match point. Wow. No, doppio match point. E ha due occasioni di vincerla. Ah, in quel senso, sì, sì. Eh sì. E la cosa è, non solo è doppio match point, ma come logica implica, se non ce la fa con questa, la prossima ha pure la counter pick. Esattamente. Dunque, che non è minimamente da trascurare come certo, come aspetto. Rob non ha tutti questi stage su cui ha problemi. No, quello assolutamente no. In realtà nemmeno Pyra. Però la garanzia del comfort di dove ti trovi bene. No, quello sì. E poi soprattutto cerchi ovviamente quegli stage dove puoi portarti il più vicino a Rob possibile. Quindi più stretti sono, meglio è. In teoria. Però giustamente anche a Wage piace Battlefield. Sì. Poter fare ladder che salgono sulle tre piattaforme fa sempre comodo. Eccola la velocità di Pyra e di Mitra, scusate. Tre piattaforme ho per l'off stage. E allora, incredibile corner crash. Siamo a 40, non sto capendo il coro. Credo Nudi. Rudy, perché? No, Nudi. Ah, Nudi, no, ok, so. Va bene. Cori ancora più incomprensibili. Fallo per Trudy, ho capito. Per Grugnir. Ah, per Grugnir, ok, ha senso. Saluto a Grugnir, che si salutone a Grugnir. Ciao Grugnir. 94-59 okay. Comunque. Questo coro sembra stare avendo effetto perché si trova già a tripla cifra. È da un throw, proverà tilt. No, Luigi mescia troppo veloce. Ma non può evitare questo back air per il vantaggio del palermitano. Puoi correre quanto vuoi, ma da Bendy Rob non puoi scappare. Esattamente. E è una stock intera. Up tilt a Pyra ancora. Al laser, ce l'ha tutto il laser. Che pressione. Eccolo. Sulla piattaforma. Bravissimo. Ragazzi, tripla cifra di quelle molto convincenti. Mm-hmm. Prende la trottola e per prendere la trottola si prende. Up tilt a Pyra dopo la down throw. Ed è doppio vantaggio Forze, ma questo coro dovevano usarlo prima. Potrebbe essere la prima volta che Forze riesce effettivamente a fare un confirm dalla down throw Burry. Chiedono il tristocchi i palermitani di Altomare. Possono averlo. Roba pesante, ricorda. Certo, adesso c'è Pyra in gioco.
E questa è il multi jab. Avrebbe chiuso già. Sì, la gentleman jab. No, oddio, fermo. Non lo so. Senza rage a 120, no. Non è Bowser Junior. Però adesso sì, sai. Potrebbe essere. Non ti dico che è, ma potrebbe essere. Però meglio il dash attack col colpo prolungato dalla trottola. Che grande cosa. Chiedono comunque il tristock. Vediamoli. Prova a seguirlo. Il nail viene integralmente evitato dall'air dodge di Luigi. Non pensavo fosse possibile, lo devo ammettere. Up tilt di nuovo? Sì, che colpisce, sì. Però col colpo debole. 119% è tosta. Quella B è stata una pesticata. Poteva essere punito male. Bello questo side B. 138%. Evita il laser, ma non evita la trottola. È a 150. Max rage per Pyra, che trova due up air. Trova un altro aerial. E la trottola gli dà un po' di respiro. Ancora trottola, questa volta va a sbattere sullo scudo, però la volta successiva no. E il reversal in ritorno. Che casino, okay. Questo match, 185 e non ce la fa. Ok, okay, è 2 a 2 per la gioia dei tournament organizer. La gioia si assurda. Va a game 5. Stavolta con la counter pick di Wage, come dicevamo prima, adesso ha il lusso di andare dove più preferisce. Mamma mia, Belandi. Allora, personaggi incredibili, ma vero, sempre gli stessi. Ma va, non l'avrei mai detto. Però vorrei anche vederlo in game. Eccoli qua, Stadium. Infatti, aspetta però. Ok. Stadium di sicuro concede a Rob di giocare bene la distanza. Sì. Che potrebbe essere ciò di cui ha bisogno. Gli ultimi game sono sempre stati un Rob abbastanza aggressivo. Però ci sono. Oh! Oh mamma. Ma dacci il tempo di ambientarci allo stage! E però anche questo è parte dello stage, facci caso. Sì. La stone sotto è molto alta su PS2. Questo ha di sicuro contribuito. Su Battlefield non sarebbe morto. Allora calma, perché comunque Luigi non ci sta. No no. Ok, down air. No, a lettura va a prendere. Va a mancare purtroppo per lui l'up air. Bravo forze comunque difensivamente ad essere paziente. Ok, se lì colpisce Rob. Siamo 54-60 dopo questo sgambetto. Deve assolutamente trovare adesso la... Ma non ci credo! Siamo a due. E Luigi potrebbe essere mai imbreccato male qua, Up smash che non entra. Più partono i gebbini. Adesso è tutto mind break. Qua sì. Luigi si è preso due spike. La prima quasi a inizio partita. No, non quasi, a inizio partita. Il tech! Ma stai scherzando? La prende comunque, la prende. No, però a corcia ha dato un taglio a questa guerra di Dale al bordo. Sì. Non c'è il salto. O forse non ci ha dato un taglio. 46%. Parte ancora left tilt. No. Lo vuole trovare assolutamente l'off stage dell'avversario. Lo sta tenendo tantissimo al bordo. Ma veramente tanto. E parte ancora il nair a pair. Prova i laser. Non entrano. Ancora il nair da parte di Dimitra, che deve trovare a tutti i costi della percentuale per dare fastidio a Rob e per riportarsi in una situazione di last stock per entrambi quantomeno. Forse si stava aggirando pericolosamente. Prova! Urca! Nella zona della morte degli aperi di Pyra. Mamma mia, tensione alle stelle! Up smash che non colpisce letalmente. Prova il down air che non entra. Side B che lo scopre un po'. Prova il laser. Arriva quasi a tripla cifra Pyra. Attenzione al gyro. 106%. Leva di mezzo il gyro e prova left throw, che mette fuori posizione Pyra. Ed è un 3 su 3. Si prende la grand final a suon di down air. Ed è 3 a 2 tra forze e Luigi.